ritrovati. In apertura il caso Ranocchia, perché il portavoce del Galatasaray, Ergun Sukru, ha spiegato il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare il difensore dell'Inter al Galatasaray. Per Ranocchia volevano farci pagare troppo, ha dichiarato Sukru. L'Inter ha chiesto 2,4 milioni di euro per soli 4 mesi. Ci abbiamo anche riso sopra, era un costo eccessivo. Noi eravamo d'accordo con il club per avere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, ma eravamo in disaccordo con il ragazzo. Il Milan per me è ancora una ferita aperta. A parlare è Kevin Prince Boateng, passato quest'estate allo Schalke 04. Guardo tutte le partite in TV e mi viene da piangere quando guardo la posizione in classifica, ha dichiarato Boateng. Ho anche inviato un messaggio di in bocca al lupo a Seedorf e sento ancora qualche ex compagno. Così Boateng, che ha poi aggiunto: in casa rossonera si vive una situazione molto difficile, ma se esplode Balotelli non ce ne sarà più per nessuno. E parliamo ora di mercato, perché arrivano conferme circa l'arrivo previsto per l'estate del portiere Tatarusanu alla Fiorentina. L'estremo difensore, scadenza di contratto con lo Steaua Bucarest, potrebbe arrivare alla Fiorentina con un contratto di 5 anni. E infine a Sassuolo, presentazione di Paolo Cannavaro, che è già sceso in campo contro il Verona, addirittura con la fascia di capitano. Le sensazioni sono positive, ha dichiarato Cannavaro. Questa è una scommessa per me, voglio salvarmi con i neroverdi, ha detto l'ex Napoli. Napoli rimane casa mia, ma sono stati anni bellissimi e importanti. Sono dispiaciuto per come è finita, ma ora penso solo al Sassuolo. Con questa notizia è tutto, arrivederci alla prossima edizione.